E oggi parliamo delle mie prime impressioni con ZF, Nikon ZF. Allora, per gli amanti del vintage, super, feeling ottimo. Io ho in dotazione l'impugnatura della Small Rig, che la rende un pochino più ergonomica, perché sennò è proprio liscia, dritta. È una macchinetta davvero bella da portarsi in giro, ma lavorarci sicuramente è più impegnativo, proprio ho detto sinceramente. Prestazioni foto e video ottime per il prezzo, perché penso che si aggiri sui 2000 euro. Non è tanto per quello che offre questa macchina, perché offre 10 bit H265 log, N log, Nikon log, e foto, vabbè, un sensore da 24 milioni di pixel. Andate a vedere tutte le specifiche voi. Devo dire solo che i colori e la risoluzione è più che sufficiente per il 99% dei lavori che faccio io e anche di molti miei colleghi. Diciamo che siamo un po' tutti impallinati e fissati con la ricerca dei pixel della massima qualità, ma questa già offre una qualità molto 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 buona. Abbiamo le ghiere fisiche, gli ISO possiamo regolarli, per quanto ne so, solo dalla ghiera, mentre il tempo si può regolare dalla ghiera, o se no si può mettere su un terzo step e regolare il tempo dalla rotella, come normalmente si fa nelle altre reflex. Abbiamo, penso, la prima volta in Nikon il monitor tiltabile, che è molto richiesto dai videomaker per chi fa specialmente contenuti veloci, perché è comodo avere un monitor tiltabile. Per me, per questa tipologia di video, per YouTube è carino essere veloce, non dover settare la camera con un monitor esterno, avere direttamente il monitor tiltabile in camera. Un'altra feature che mi piace è quella di poter chiudere il monitor, perché se si chiude il monitor in questo modo, si scatta dal mirino, si toglie, togliendo la preview, ti dà proprio il feeling di scattare con una macchina analogica. Perciò guardi, scatti, non vedi quello che è scattato e vai avanti. Per certe tipologie di shooting questa cosa mi piace molto. Per quando scatto per me, passeggiata, street photography, adoro questa camera. Perché è piccola, è leggera, super qualità, mi dà l'idea, il feeling di fotografare con una macchina analogica. Io ho incominciato a fotografare a pellicola, quindi mi piace. E niente, l'ho utilizzata con lenti automatiche e anche con lenti vintage. E devo dire, quando si è data una lente sopra la ZF, è un tuffo nel passato davvero, perché si è proprio con un mezzo, è tutto analogico a parte il sensore. Perché le ghiere sono analogiche, l'autofocus non c'è, quindi la lente è anche quella in metallo come la camera, perché ho usato delle lenti AIS che vi farò vedere, col fuoco manuale. È proprio bello, bello, bello. Una cosa che mi è piaciuta, inoltre, vabbè, questa qui che c'è automatico, man, diaframma e priorità tempo, o auto, ma io uso sempre il manual. Però un'altra cosa che mi è piaciuta è lo switch tra foto, video, o se no black and white. Perciò si può impostare un picture profile in modalità black and white, o se no si può impostare picture profile in fotografia. Vabbè, chiaramente l'ultima opzione è video. Cosa succede? Quando si scatti il RAW, noi vedremo l'anteprima nel mirino, o se no quando andiamo a sfogliare le nostre fotografie con in bianco e nero o il colore della pellicola, ma il file sarà RAW, quindi si può sempre tornare al RAW, appunto originale, a colori. Mi piace molto anche il fatto che ha già le pellicole impostate, che a mio parere sinceramente non sono magnifiche, però già cambiando alcuni settaggi tipo contrasto, saturazione, tinta, si vanno già a migliorare molto. In alternativa si può andare sul web o scaricare Picture Control, che è un software penso originario Nikon, dove si possono scaricare proprio altre pellicole. Chiaramente, secondo me, questa Nikon strizza un po' l'occhio agli utenti Fuji, perché come sappiamo il Fuji, diciamo, è stata fino adesso la king di questo genere di macchine digitali che richiamano il passato. Anche se, secondo me, questa full frame a questo prezzo, mi dispiace Fuji, Nikon ti ha davvero asfaltato, perché con 2000 euro abbiamo una full frame, da altissime prestazioni, che fa dei video eccezionali. Secondo me, non, al momento, per questa nicchia di fotografi e non solo, questa è davvero una gran camera. A me l'hanno mandata, queste sono davvero i miei più sinceri pareri, prime impressioni, perché ce l'ho ancora da troppo poco, ma penso di comprarla. Quindi mi piace davvero tanto perché è piccolina, compatta, può farmi da B-cam quando uso la mia Z8,
per esempio in un'intervista la posso mettere sul cavalletto, l'autofocus è strepitoso perché ha l'autofocus praticamente della Z8 su un sensore della Z6, però con il logo sbloccato, i 10 bit sbloccato, quindi tanta roba. Posso mettermelo appunto un cavalletto in un'intervista, avere lo stesso log, avere due punti camera, è molto molto utile. In più è una buonissima bicam, come ho già detto, ma anche non solo per interviste, volevo dire, e è una camera da fare street photography, vacanza, passeggio e tutto. Quindi mi piace davvero tanto. Non ho altre cose da dire che mi vengono in mente in questo momento, penso di aver detto tutto. E poi vabbè, è bella. Io ho la versione nera, c'ho le versioni colorate, è proprio proprio figa. Spero di aver detto tutto. Ci vediamo presto. Ciao.